Nel quadro degli obiettivi di tutela della disabilità stabiliti dalla legge regionale 3 ottobre 2018, numero 48, norme a sostegno dell'accessibilità delle aree demaniali destinate alla libera balneazione per le persone diversamente abili e di recupero delle torri costiere, da sempre riconosciute come sentinelle del mare, la Giunta regionale ha destinato un finanziamento complessivo di 400.000 euro. Per questi obiettivi la Regione Puglia ha avviato le procedure affinché i 67 comuni costieri pugliesi hanno la possibilità di finanziarsi opere di manutenzione delle torri costiere numerose sul Gargano e di rendere più accessibili ai disabili le proprie spiagge, presentando istanze e progetti entro il 10 dicembre prossimo. Ne ha dato notizia l'assessore regionale al bilancio Raffaele Piemontese, che ha anche la delega al demanio costiero e portuale. Ai comuni basterà presentare a mezzo posta elettronica certificata istanza di finanziamento per un importo massimo concedibile pari a 20.000 euro per ogni singolo comune.